Buonasera cari telespettatori di Dopo Cena, benvenuti in questi divani rossi che ogni martedì sera dopo il telegiornale e nella prima serata vi accompagnano in questi martedì. Allora, grazie per essere così numerosi, naturalmente potete seguire le puntate che avete visto fino adesso sulla nostra pagina Facebook e anche questa puntata, la puntata di questo martedì sera, sicuramente ve l'andrete a rivedere perché è una puntata estremamente particolare. Io sono molto grato alla persona che si trova sui divani in questo momento e che fra un po' sveleremo chi è, anzi già svelata dalla regia, perché insomma, pur parlando di problemi comuni e problemi che accomunano tante persone, propone sempre soluzioni e trattamenti o proposte particolarmente variegate e soprattutto insolite e inconsuete, e anche oggi non si è voluta smentire. Allora salutiamo subito Cecilia Tonucci di Dalia Farm Estetica. Ciao Dino, ben trovato, buonasera a tutti. Allora, grande successo per la puntata scorsa dei sali, insomma, dove abbiamo svelato le proprietà di questi sali così particolari. Di Schussler. Esatto, i sali di Schussler, e quindi insomma. E anche oggi non sei voluta venire meno alla tua notoria fama di persona così particolarmente addentro a cose. Cioè, invaso lo studio, nell'inquadratura larga, di mare, un secchio delle mare. Il mare è entrato nello studio di Dopo Cena, vedete questo. Allora, il titolo di oggi è Il mare, rimedio naturale per la bellezza e per la salute. Intanto, le proprietà benefiche del mare sono note a tutti, sin dall'antichità, perché già gli antichi greci lo utilizzavano. E quindi, vuoi sapere cosa dobbiamo fare, Lino? Dobbiamo staccare, prendere, andare al mare adesso, fare una bella nuotata, respirare aria profondamente, molto profondamente, e ascoltare anche il rumore che fa il mare nell'infrangere delle onde. Ecco. Lo puoi fare? Allora, nell'immediato no, però io prenderò insomma alla lettera questi però attenzione, cose. Sarebbe meglio andare in un mare oceanico, lo potresti fare tutti i giorni? Non penso proprio. No. Io no. Almeno se Filippo non... no, quindi no. Secondo me no. Il regista, cioè, nemmeno. Il regista nemmeno. Quindi Dalia ha pensato a un'alternativa estremamente interessante, quindi portare la terapia oceanica a casa. Ecco, la terapia oceanica, avete capito? Cioè, la terapia, il titolo è la terapia oceanica. Oh, per introdurre questo argomento ho scelto un poeta greco tragico che si chiama Euripide. E questa, no, non è questo, questo è René Quinton, sto poeta, adesso una frase che dico così en passant, Euripide, e dice il mare cura tutte le malattie degli uomini, niente di più vero. Ora, se noi pensiamo al nostro corpo che è costituito per il 70% di acqua, pensiamo addirittura al nostro cervello, 80% di acqua, pensiamo che già la vita viene dall'acqua, perché i primi 9 mesi siamo immersi nel liquido amniotico, il nostro pianeta è costituito per l'80% di acqua, quindi è vero il fatto che veniamo dall'acqua. Ora, per parlare di terapia oceanica, dobbiamo assolutamente scomodare René Quinton. Che è quello che abbiamo visto prima. Eccolo qua. Oh, chi era sto signore? Era fisiologo e biologo francese, fine 800, primi del 900, una persona estremamente sveglia, curiosa ed in gamba, perché lui ebbe, chiamato anche filosofo del mare, lui ebbe un'intuizione. Cioè, secondo lui, l'acqua di mare è fisiologicamente simile al sangue. Quando enunciò questo principio, era il 1896, non mi ricordo, figurati, la scienza lo derise. Certo. Lui però accetta la sfida, e questo mi è piaciuto un sacco quando ho cominciato a leggere di questo personaggio. Quindi decide di fare un esperimento famosissimo, non nel suo studio come magari avrebbero fatti tante persone, ma di fronte a tutti. Prende un cane malato, affetto da diversi tumori, lo dissangua, questo cane entra in coma e lui cosa fa? Sostituisce il sangue con plasma di Quinton, ovvero acqua oceanica diluita con l'acqua distillata. Incredibile, il cane praticamente guarisce, resuscita. Fa questi esperimenti su altri cani e poi finalmente arriva all'uomo. E quindi i primi esperimenti che fa sull'uomo sono su un cirrotico, su due sifilitici, su un tubercolitico, quindi su persone che non avevano molto da vivere. Incredibile, comunque le persone stanno meglio.
Tra l'altro nel 1906, questa come curiosità mi sembra interessante, il plasma di Quinton riuscì a bloccare, a arrestare l'epidemia di colera infantile in quegli anni. Tra l'altro gli hanno fatto un monumento proprio per questa cosa. Tant'è che in quegli anni sorgevano proprio dei dispensari di questa terapia gratuiti, quindi chiunque poteva utilizzare il plasma di Quinton. La grandezza di questo signore qual è stata? Al di là del fatto di accettare la sfida e di andare oltre quello che si poteva pensare, quindi secondo me è veramente una gran cosa, perché molto spesso si ragiona a compartimenti stagni, è stata quella di capire anche a livello chimico, cioè i 92 elementi della tavola periodica sono presenti solo nel sangue e nell'acqua di mare oceanica. Ora, tu dirai, allora adesso che faccio, vado giù al mare. Ecco, viene spontaneo fare qui, vado là. Prendo l'acqua. Anche perché, insomma, le nostre mamme, insomma, in epoca, ci dicevano vai al mare, respira lo iodio, no? Esatto. No? E questa era una cosa abbastanza, poi la talassoterapia, e quindi dopo infatti no? I sanatori con questi balconate che davano fronte mare. Quindi non è una cosa assolutamente peregrina, anzi c'è un fondamento scientifico ben preciso. Assolutamente, però non è che tutta, non possiamo prendere l'acqua di mare oceanica così com'è, ecco. Chiaramente, ma l'acqua deve essere prelevata in punti specifici, quindi dove, nell'oceano dove c'è un vortice, adesso si fanno vedere sempre dalla regia, un vortice marino dove ecco molto ricco di zooplancton e fitoplancton. E qui dove siamo, giusto per avere un'idea insomma del... Oceano Atlantico. Ok. Sì. E quindi viene prelevata quest'acqua, dopodiché viene filtrata a freddo proprio per non perdere chiaramente la caratteristica dell'acqua. E quindi i benefici del plasma di Quinton, tra l'altro ci sono diverse aziende che diciamo commercializzano il plasma di Quinton. Io ho scelto un'azienda che è proprio l'originale perché i proprietari sono praticamente gli eredi di René Quinton, e quindi la ricetta è proprio veramente l'originale, e ci tengo a sottolinearlo, insomma. Certo. E quali sono i benefici? Gli ambiti sono i più disparati. Quello che interessa chiaramente a me sono stanchezza fisica e mentale, nel mio ambito chiaramente, per gli sportivi va benissimo, va bene per le sinusiti, per le riniti, ma questo già lo sappiamo, e quello che più mi interessa nel mio campo, lavorando in campo estetico, è la cellulite e l'obesità. Contrasta in modo molto efficace. Perché? Perché rivitalizza le cellule, dà vitalità e poi è un ottimo, diciamo, coadiuvante del metabolismo, sia per assimilazione che eliminazione. E anche perché, parlando di fluidi, Quinton giustamente diceva dobbiamo mantenere i fluidi in equilibrio. Come? Col plasma di Quinton. Col plasma di Quinton. Allora, quindi avete sentito, ci sono problematiche abbastanza comuni, abbastanza ricorrenti. Ah, scusami, mi sono dimenticato una cosa molto importante che mi è capitata in parafarmacia, perché molte persone hanno problematiche di pelle, la dermatite, oggi su 10, 8 dermatite la presentano. È ottima anche contro la dermatite, eczemi, ecco, le affezioni della pelle. No, ci tenevo perché è importante. Insomma, no, infatti ti avrei chiesto quali erano le applicazioni. Le applicazioni anche in ambito dermatologico, perché veniva poi spontaneo pensare che comunque ci sono, no, altri preparati che vengono insomma utilizzati in questo modo, quindi era una curiosità che mi stava sorgendo. Però insomma avete sentito, ci sono problematiche abbastanza comuni che possono essere affrontate anche con metodiche, con soluzioni alternative e non così usuali e poco conosciute. Sì, anche perché comunque sono metodiche molto naturali, noi siamo fatti di acqua, e tra l'altro anche Quinton, una bellissima frase, dice noi siamo un acquario, un grosso acquario, siamo un acquario vivente ed è una cosa verissima. Siamo un acquario vivente ed è da stabilire poi quali sono i pesci all'interno dell'acquario. Vabbè, esatto, questa è una domanda che mi è stata fatta, ma in che senso un acquario? Nel senso che all'interno gli organi, io li intendo così, i nostri organi, sono i pesci dell'acquario. Sì, esatto. Va bene.
Insomma, quindi non serve andare al mare, farsi una tirata d'acqua, perché comunque sia non è un'acqua poi del tutto con caratteristiche ideali, perché insomma, l'inquinamento alle volte, insomma, quindi ci vuole un'acqua particolare. Questa è proprio pura. Sì, assolutamente sì. Sotto forma di quali prodotti tu ce li hai? Allora, noi li utilizziamo sotto bevibile. Quindi sono delle ampolle bevibile, semplicissime, preferibilmente si bevono a stomaco vuoto, magari si fanno chiaramente dei cicli, però è interessante l'abbinamento che viene fatto, diciamo, sempre per una questione estetica, a poi i trattamenti che invece noi facciamo all'interno del nostro studio estetico, chiaramente sulla pelle. Mm. E adesso arriva il bello. No, perché ecco. ci sono dei frangenti quando Dalia Farm Estetica è qui che sono estremamente simpatici, e abbiamo un secchio anche, non so se nell'inquadratura larga lo potete vedere, abbiamo un secchio, che è, insomma, è pieno d'acqua e all'occorrenza servirà per una cosa ben precisa, perché ci stupirai con effetti speciali questa sera, insomma, hai pensato bene di... Allora, quindi, io però voglio chiederti una cosa, perché mi ha incuriosito molto... soprattutto la fase sperimentale, insomma, lui com'è passato poi dalla fase così alla commercializzazione di questo prodotto? Cioè, lui immagino che ha avuto anche difficoltà poi... Tantissime, chiaramente tantissime, per cui, ma tuttora l'argomento, andando anche a cercare, perché io feci un corso con, quando lavoravo a Misano Adriatico in farmacia, feci un corso direttamente con l'azienda, proprio con Quinton, e quindi ci raccontò tutta la storia di questo fisiologo. I problemi ne ha avuti tantissimi, ma tuttora ci sono persone che non serve a niente, ma allora, come in tutte le cose, le difficoltà ci sono. La grandezza di questa persona, come di altre, come di Masaru Emoto, che poi vedremo dopo, e il fatto è che mi piace molto, è un po' mi rappresentano, anche se non è che mi voglio mettere, chiaramente non voglio essere paragonata a uno scienziato, assolutamente no, però mi piace l'idea di essere convinti talmente tanto di una cosa e superare comunque quelle che sono le difficoltà. E poi dopo da lì è cominciato, ecco, proprio per il discorso del colera, addirittura in quegli anni, non le ho portate le foto, ma anche i bambini rachitici, quindi ti faceva proprio vedere il prima e il dopo, le persone con eczemi, con psoriasi, con malformazioni, cioè anche sulla pelle, ma dei risvolti incredibili. E quindi a quel punto hanno detto... L'evidenza. Sì, esatto. Se lui si fosse fermato al primo... non avremmo... Tutto quello che non si conosce, no? Spaventa un po', e forse l'ostracismo di alcuni personaggi, insomma... Ricordiamo, io ci sono, insomma, un po' Leonardo abituata. Da Vinci, che... Sì, appunto, un po' ci sono abituata, no? Nel piccolo... però tutto quello che è inusuale a me incuriosisce, tutto quello che quindi... E comunque tutto ciò che tu c'hai nella tua attività ha un fondamento, una base, una ricerca che tu ogni volta qui ci porti, e quindi non è nulla di, insomma, di campato per aria, perché poi insomma le evidenze sono... Sì. Che durata hanno questi trattamenti? Cioè, col plasma di Quinton, 15 giorni, poi magari mi fermo, posso prendere soluzioni ipertoniche, poi isotoniche, le posso tranquillamente, magari passo alla prima, poi passo alla seconda. Io di solito, io lo faccio per me, e quindi faccio 15 giorni di ipertonica, due volte al giorno a stomaco vuoto, mentre l'isotonica, sempre a stomaco vuoto, va, prima di essere deglutita, va un attimo impastata con la saliva, poi dopo viene deglutita. E è una sensazione che non riesco a spiegarti, perché dovresti provarla anche tu, provarlo il prodotto, però ti senti come... pulito, non so come dirtelo. Ti dà questa sensazione. Sensazione di pulizia anche sul tratto, ma gli ambiti sono tantissimi, anche quindi sul tratto gastrointestinale. Si fa a cicli. Sì, a cicli. Cicli per durate di... Ma fai conto 15 giorni con la iper, poi passo alla iso, poi mi fermo e poi riprendo, sì. Ok. Poi io sono una persona che cambia molto, quindi faccio un po' di terapia di Schussler, poi passo alla fitoterapia, cambio molto anche perché mi piace testare su di me e capire quelli che sono gli effetti, insomma. E quindi procedo, adesso ti presento, parlando, perché parliamo di talassoterapia comunque, e quindi talasso dal greco è mare, no? Terapia del mare. Io l'ho buttata lì perché faccio finta che non capisco niente, però poi qualcosa capisco. Ok, quindi adesso ti presento la mia amica,
Che si chiama, è un'amica nuova. Perché non l'hai fatta entrare subito nello studio? Perché se faccio le presentazioni la vado a prendere, okay. Si chiama La Bestia. Poi la ti bestia. Spiego anche perché, cioè nel senso lo vedrai perché. Vado a prendere. Allora, mentre noi introduciamo quest'altra insomma soggettiva nello studio, perché... Eccola qua. Eccola, la bestia. Oh, questa è la bestia. E intanto te la presento su un piatto d'argento. Così, pensavano di vedere un animale, qualcosa. No. In realtà, che cos'è questo accartocciamento? Realtà, questo accartocciamento, eccola qua, che ti faccio. Prego, intanto sì. Puoi. Vediamola. Sì, puoi anche. Mettiamola a favore su... di camera, sì. Anche. Vediamo se Filippo Pucci, il nostro cameraman. La riesce ecco, a inquadrare, questa è la bestia. Vedete? Questa è la bestia. Io l'ho che chiamata... È un'alga, vedete com'è? Adesso la mettiamo, sì. Io sto cercando di metterla più favorevolmente soggettiva di camera. Sì. Ecco, vedete? Sì. E ha anche... Un odore un po'... Un odore? No, non proprio buonissimo. È salmastro, si sente... Sì, no? Sì, sì. Si sente cioè, l'odore del mare, no? Veramente, forte, si sente un odore... Di salmastro, di quando il mare no, è un po'... L'odore lascia un po' a desiderare, però è interessante che cos'è questa, la bestia. Io gli ho dato questo nome, in quanto poi il nostro trattamento l'ho proprio definito la bella e la bestia, che facciamo al Dali. La bella è la nostra cliente, la bestia è diciamo la mia fidele compagna. Fedele compagna, esatto, ed è una, un'alga laminaria. La mettiamo qua. Lunga 4 metri, adesso non la posso aprire tutta, che mi arriva disidratata direttamente dalla Bretagna, dopodiché la andiamo ad ammollare in acqua e quindi la andiamo a reidratare. Ecco, qui vediamo esatto. Anche nella diapositiva che hai infatti, portato come in realtà poi... Adesso infatti lo facciamo vedere. Ecco. Guarda, mi passi la bestia per piacere? Ecco. Grazie. Passiamo, facciamo questa operazione. Questa operazione deve ecco. Rimanere in acqua per 10 minuti. Adesso questa vedi com'è proprio bella. Sì, è bella strong. Quindi ti arriva direttamente. Arriva direttamente così, a chili. A chili. Esatto. Viene ammollata con acqua calda, per cui reidratata. E adesso vi faccio vedere. Aspetta, tolgo anche l'anello. L'anello a mo' di conchiglia. Marino, perché, perché ecco, tutto siamo deve essere in pandan. A tema. Oh, adesso ti faccio vedere, guarda. Oppla. Ecco, che pesa adesso... pure. Ecco, dopo 10 minuti questa praticamente la laminaria, quindi la bestia, ritorna ad essere viva. Evviva! Quindi, evviva lei. Quindi cosa succede? Viene, adesso vi spiego anche come facciamo il trattamento, ed è un po', eccola qua, vedi? Viene così. Quindi fantastico. È proprio, andremo a fare dei bendaggi d'alga, quindi è proprio un po' viscidina, ecco. Quindi questa la usi... A livello topico, a cioè, livello topico, cioè esatto. La metti sul derma, la sulla mettiamo cute. Sulla cute, esatto. Allora, intanto quali sono, guarda che bella però, cioè dimmi se non è... Più che altro è affascinante come concetto. Sì. È affascinante come concetto. Sì, perché noi entriamo in cabina con la bestia. Ah, ecco. Ecco, guarda che quindi meraviglia. Quindi alle tue clienti dice, adesso andiamo a prendere la bestia, e si spaventano subito. Si spaventano subito, ma però... Chissà che cosa mi succede. Chissà cosa mi succede. Invece... Esatto, allora noi lasciamo lì, insomma. Lei sta lì adesso, dopo 10 minuti lei viene reidratata, si qui chiude c'è la bestia, qui c'è la bestia. Perché viene reidratata con acqua calda. Oh. Ecco, adesso le mani non abbiamo, non abbiamo predisposto un asciughino. Però vabbè. Faccio così, guarda, ecco. Ok, a posto. Allora, interessante il discorso dell'alga laminaria, perché è molto ricca di iodio ed è un attivatore metabolico pazzesco. Quindi, detto questo, tu capisci, per il discorso liporiducente, anticellulite, ritenzione, è qualcosa di incredibile. E questo trattamento è articolato, non è che applichiamo la bestia così com'è, ma prima viene fatta uno scrub con un sale, questa volta diverso rispetto a quello dell'altra volta, perché abbiamo molti prodotti che ci dà comunque la natura. Il sale di Guérande. Il sale di Guérande è un sale delle saline di Guérande, molto pregiato e anche esso molto ricco di iodio. Quindi prepariamo la pelle con questo scrub, quindi già c'è una tonificazione dei tessuti, un'ossigenazione. Dopodiché andiamo ad applicare un cataplasma con delle alghe e a questo punto introduciamo la bestia. Il cataplasma è bellissimo. Che cos'è il cataplasma? Io sembra sei un cataplasma. Guarda, il cataplasma sarai... No, che cos'è il cataplasma? È semplicemente un impacco ecco. A base di alghe. Quindi tipo un fango, però benissimo. Cataplasma
È bellissimo, è cataplasma. Cioè, un'altra cosa. Ti faccio un cataplasma. Anzi, ti dirò un soffice cataplasma, che rende cataplasma ancora meglio l'idea. Okay. Dopodiché, previa apertura dei gangli, ma questo adesso, la gamba della nostra cliente viene avvolticchiata con l'alga. Viene perché fatto essendo lunga 4 metri permette di... un bendaggio. È proprio un bendaggio con l'alga. Viene mantenuta la posizione chiaramente per circa 20 minuti al caldo e quindi cosa c'è? Un ricambio incredibile, vengono eliminate le tossine, ma siccome sotto poi andiamo a mettere una lozione sempre di laminaria concentrata e liporiducente incredibile, quindi ci permette di perdere i centimetri, ecco. Controindicazioni, bisogna fare attenzione per le persone che soffrono di ipertiroidismo. Per il resto non abbiamo nessun tipo di controindicazione. Ipertiroidismo, quindi chi... Ipertiroidismo. Sì. Ipertiroidismo, quindi chi ha la tiroide che funziona troppo. Troppo. Invece per la tiroide che dorme, certo, ecco, che è latente, va bene, insomma. Va bene. Anzi, il metabolismo dà una bella sferzata comunque di energia. Quindi insomma questa cosa questa, qui... Questa è la possiamo anche inviare l'altra foto? Ah, l'abbiamo mandata, la bella e la bestia? No, prima ancora, va bene, eccola qua, la bella e la bestia. Ecco, è presente la bella e la bestia, perché ci ho lavorato anche qui per ragionare circa avere... 2 ore su questo. No, la cosa che mi piace molto è che le cose che tu proponi sono tutte interattive, cioè nel senso, sì, che si possono sovrapporre, unire, mischiare, c'è un filo conduttore comunque, vedi, col sale, con... e quindi... Insomma, il plasma di Quinton e l'alga sono... Sì. Cioè, si sposano benissimo. Siamo a due, ma non è finita esatto, qui in questa puntata. Perché mi rialzo ancora. Siamo a due. Prima c'era Quinton che aveva questo plasma, poi c'è la bestia, l'alga, e adesso siamo alla terza. La terza novità. Partiamo per un campeggio e insomma gli Boy Scout saranno contenti perché vedono una bottiglia, eccola, con una guaina termica vicino. Sì. No, dice svegliamo l'arcano. Allora, che arcano, cos'è? Che cos'è? Allora, parlando appunto di acqua, ecco, ok, questa è una bottiglia molto speciale. Se non l'avete capito, il filo conduttore di questa puntata è l'acqua. L'acqua. Questa... è un'acqua molto, cioè è una bottiglia molto particolare, nel senso che all'interno la bottiglia non ha acqua, quindi dopo l'acqua l'ho messa io, sono andata nel vostro rubinetto e l'ho messa. A questo punto cos'ha? Quindi c'è acqua di rubinetto. Di rubinetto lì qua di Fano TV. Perfetto. Vostra. Allora, il vetro di questa bottiglia, attenzione, è un vetro programmato. Facciamola vedere a favore. Sì, però di camera, non si vede che è programmato. Si vede che è programmato. Cosa vuol dire che è programmato? Significa che è stato sottoposto a un processo che brevettato che si chiama TPS, comunque di fatto contiene molto silicio perché il silicio ha memoria e quindi ci permette di informatizzare l'acqua e far sì che qualsiasi tipologia di acqua messa all'interno dopo 5 minuti da non strutturata diventi strutturata. Ora sicuramente mi dirai, ma cos'è l'acqua strutturata? Era una domanda che mi stava venendo in mente e io volevo chiederti, che cos'è l'acqua strutturata? Allora, l'acqua strutturata è un'acqua pura, che ha le molecole sono disposte in modo perfetto, perfetto proprio. L'acqua che noi beviamo chiaramente anche in casa, quella della bottiglia, a parte evitiamo la plastica, comunque questa è tutta di vetro. Non è acqua pura, perché dalla fonte, dalla sorgente, quando arriva passa in mezzo dentro i tubi, e quindi l'acqua, una cosa importante che ormai 10 anni che se ne parla, l'acqua cosa fa? Assorbe comunque le informazioni dell'ambiente esterno. E questo, lui, lo scienziato che io adoro, è Masaru Emoto, scienziato giapponese che ha dedicato la sua vita all'acqua. Di laminaria. Laminaria che... si è impossessata del mio capello. E lui cosa ha fatto, questo Masaru Emoto? È riuscito a scoprire una tecnica per fotografare i cristalli di acqua. In che modo? Lui ha prelevato diversi campioni, meno 25 gradi, ha fatto le fotine, ha fotografato. Insomma, anche questa è una sensazionale scoperta. Se noi facciamo ascoltare all'acqua una sinfonia di Mozart, guarda com'è preciso il cristallo, ok?
che è la prima. Ah, quindi che è la prima. È ok. La, prima. Quindi... la seconda con la canzone di John Lennon. Love, e quindi un sentimento, anche semplicemente, diciamo, a livello vibrazionale, un messaggio che io posso mandare all'acqua. Guarda questa, I Will Kill You. Guarda che forma, che struttura amorfa. La stessa cosa, guarda, quella prima di una preghiera, questa dopo una preghiera. Poi l'idea che mi è venuta è questa, dico, se noi siamo fatti per il 70-80% di acqua e la nostra acqua, se è vera questa cosa, viene influenzata dall'ambiente esterno, no? Di là dell'ambiente interno. Cavolo, io ho un potere incredibile di modificare la struttura dell'acqua che ho dentro di me. Quindi perché no? Quindi io la utilizzo la flasca, si chiama flasca, vabbè. La flasca. E anche qui, ah, ma cambia le caratteristiche dell'acqua? No, non cambia, le proprietà organolettiche rimangono, il pH rimane, se è più ricca di sodio rimane comunque più ricca di sodio, però la senti comunque diversa. Al di là del fatto che è carina proprio la confezione comunque. Quindi questa è un'acqua che tu consigli come utilizzo normale nella giornata, cioè diciamo che... Assolutamente, sarebbe, a parte che potete andare tranquillamente a cercare, non ho detto questa cosa che è interessantissima, che è il brevetto di questo Max, che è un coltivatore di fragole, anche questa è una cosa, dico, vedi come delle volte, no, le persone... che hanno ecco. Materia grisa che si muove. Questo Max, coltivatore di fragole, ha deciso, insomma, sempre alla ricerca di una metodica per migliorare le sue fragole, ha diviso il campo in due. Il primo campo lo ha annaffiato con acqua strutturata e le altre fragole no. Dopo 2-3 giorni era sinceramente un po' avvilito perché non aveva visto grosse modifiche. Grossi risultati. No. Però dopo un mese e mezzo ha preso poi il raccolto, per cui le fragole annaffiate, tutte si possono annaffiare. Con l'acqua strutturata erano belle, tonde, con un bel colore comunque proprio rosso, e addirittura aveva avuto un incremento del raccolto del 18%, perché Max, quello era il suo obiettivo, certo, aumentare chiaramente il raccolto. Migliorare. Mentre l'altro no, addirittura erano comunque più piccoline, il colore era meno intenso e anche più malattie. Quindi le piante che si nutrono giustamente di acqua, per quello che le annaffiamo, utilizzando un'acqua come questa, avevano avuto una miglioria del proprio status e anche si erano riprodotte con più facilità. Quindi se questo succede alle fragole... Figuriamoci gli esseri umani, ecco. Al di là del fatto che dobbiamo comunque bere l'acqua, e questo lo sappiamo, una bottiglia così invita di più a bere. C'è anche il packaging che... Sì, assolutamente, ci sono diversi tessuti che rivestono le bottiglie, ho preso questo che è il neoprene, che mantiene la bevanda caldo fredda, il cotone viene utilizzato, il sugaro, e quindi mi piace. Per cui adesso non mi resta altro che farti assaggiare l'acqua strutturata. La cavia a sacrificare, dopo faremo i bendaggi. Vabbè, allora... Questa puntata di dopo cena la chiudiamo con questo brindisi che viene fatto con quest'acqua strutturata e quindi acqua pura, perché viene assorbita più facilmente e attraversa meglio la membrana cellulare. Ecco, allora, l'acqua è intorno a noi ma è anche dentro di noi, l'acqua ci può curare, acqua oceanica, acqua de... Strutturata. No, dobbiamo bere l'acqua strutturata, non destrutturata, e quindi insomma, abbiamo le bestie che ce le possiamo girare attorno, insomma, quindi capite insomma, quante cose con l'acqua si possono fare. Quindi buona acqua a tutti e chiaramente anche a te, Lino. Grazie, va bene, alle prossime. Dopo cena si chiude qui. Se la puntata vi è piaciuta e se la curiosità dell'acqua vi è partita, andate a vedere su Dopo Cena questa puntata, oppure andate direttamente da Cecilia a Farmaestetica e quindi insomma... Senti che buona! Vi dirà... Sentiamo? Non sembra mica del rubinetto. Buona acqua strutturata a tutti.